Ok, oggi continuiamo la nostra discussione sui sottoinsiemi di R. Abbiamo visto gli intervalli, ok? Un intervallo è un insieme A, che è un sottoinsieme di numeri reali. A è un nome qualsiasi, qualsiasi altra lettera va bene, che ha la seguente proprietà. Ve la ricordo, l'abbiamo già vista, ma ve la ricordo lo stesso. Se prendo qualunque scelta io faccia di due elementi x e y, entrambi appartenenti ad A, tra di loro diversi, diciamo che uno è più piccolo dell'altro, quindi x è più piccolo di y, allora deve succedere che tutti i numeri z compresi tra x e y, e questi esistono perché se x e y sono diversi, ci sono comunque altri elementi tra x e y. Lo ripeto, tutti questi elementi hanno la proprietà di essere anch'essi appartenenti ad A. Questa è la definizione di intervallo di numeri reali. Normalmente lo si può rappresentare sulla retta reale come un segmento, una semiretta o addirittura l'intera retta reale soddisfa questa definizione. D'accordo? Dal punto di vista formale, li si può indicare come una coppia di numeri che ne danno gli estremi. Quindi, per esempio, A potrebbe essere scritto in questo modo: tutti i numeri reali compresi tra A e B, con A e B estremi dell'intervallo. Una scrittura più compatta è questa, si indicano i due estremi separati da un punto e virgola, con le parentesi quadre rivolte verso l'esterno, se i due estremi non sono inclusi nell'insieme. Se invece, per esempio, i due insiemi sono inclusi, se ho anche il minore uguale, allora le parentesi quadre sono rivolte verso l'interno e l'intervallo si dice chiuso. Ok? E poi sono possibili anche, questo è aperto, questo è chiuso. Chiuso significa che contiene i suoi estremi, quindi mentre nel primo caso, questo chiamiamolo B, mentre in A gli estremi A e B non sono inclusi, quindi A è l'estremo inferiore ma non è il minimo, B è l'estremo superiore ma non è il massimo, nell'esempio B grande, A è l'estremo inferiore che è anche il minimo e B l'estremo superiore che è anche il massimo. Ok? Poi sono possibili anche i casi misti. Prendiamo sempre questo, tutti i numeri reali con A minore o uguale a x minore di B. In questo caso, sempre gli estremi A e B, solo che in A la parentesi è verso l'interno, in B è verso l'esterno. In questo caso si parla di intervallo semichiuso, scusate, due volte, oppure semiaperto. Differente. Ovviamente c'è anche l'altra possibilità con A non incluso e B sì. Ok? D'accordo? Non tutti gli intervalli sono limitati, sono anche intervalli illimitati. Per esempio, prendiamo, che ne so, tutti i numeri reali più grandi di un valore più piccolo, per esempio, che ne so, maggiore o uguale a 3. Prendo un numero primo che mi viene in mente. Questo insieme è un intervallo. Soddisfa, è facile verificare la definizione di intervallo, ha un estremo inferiore che è 3, ma non ha estremo superiore, perché non c'è un numero, questo insieme non ha maggioranti, ok? Non trovate un numero reale più grande di tutti i numeri di questo intervallo, chiamiamolo di E. In questo caso lo si può, utilizzando la scrittura di prima, non abbiamo un numero da mettere al posto di B. Allora, per usare questa scrittura comunque,
si utilizza il 3, che è l'estremo inferiore, che è incluso, e l'estremo superiore diventa più infinito. In questo caso l'intervallo è aperto a destra perché questo simbolo non è un numero. Può essere Ok? anche aperto a sinistra. Certo, se qui non ci fosse il maggiore, c'è l'uguale, sarebbe aperto. Facciamo un altro esempio, ok? Completiamo questa scrittura, secondi f, x appartenente a r, tale che x maggiore di, cambiamo numero 5, allora avrei 5 più infinito, aperto sia a destra che a sinistra. Questo è un intervallo illimitato superiormente, ok? Mentre è limitato inferiormente. Sempre Facciamo. limitato Certo, stavo per dirlo. Abbiamo anche l'altra opzione. Può essere limitato inferiormente e limitato superiormente. Per esempio, tutti i numeri l'insieme formato, scusate, da tutti i numeri ardi inferiori di meno 4 è inferiormente illimitato, perché non ha un minorante, quindi è in questo caso l'estremo superiore meno 4, che è incluso, l'estremo inferiore diventa meno infinito, che è escluso. Se invece qui non ci fosse l'uguale, la parentesi sul meno 4 sarebbe rivolta verso l'esterno. Consideriamo anche questo esempio. In questo caso ho un estremo superiore 2 che non è incluso nell'insieme, quindi la parentesi quadra è rivolta verso l'esterno. Ok? Tutto chiaro? Estensione, l'insieme R stesso posso pensarlo come tutti i numeri da meno infinito a più infinito, con i due esclusi, per lo stesso motivo. Ok? Ci sono domande fin qui? Questo l'avevamo già visto, prego. A mettere scrivere virgola, punto virgola. Ma dipende dal testo, io preferisco un punto e virgola per non confonderlo con la virgola decimale oppure con le coordinate. Qualche testo usa solo la virgola. Ok, allora, detto questo, andiamo a considerare un particolare insieme di intervalli. Scusate, oggi la pena mi fa qualche scherzo. Consideriamo il concetto di intorno di un numero reale. Ok? Esempio, un intorno di, che ne so, 1. Un intorno di un numero è qualunque intervallo aperto, attenzione, che contenga quel numero. Esempio, l'insieme, che ne so, 0, 3 è un intorno di 1. Ok? Quindi nell'asse reale lo possiamo rappresentare in questo modo. Qui c'è tutto R, c'è 0, 1, 2, 3, 4,
meno 1, meno 2, eccetera, l'intorno di 1 è formato, in questo caso, questo intervallo, da tutti i numeri compresi tra 0 e 3, escluso l'1, esclusi gli estremi. Siccome l'1 cade all'interno, appartiene a questo intervallo può essere considerato un intorno di 1. Ok? È sbagliato dire che 0 e 3 è un intorno di infiniti numeri. Non ho capito. Si può dire che... Certo. L'intervallo aperto 0,3 è intorno di ogni suo punto, quindi degli infiniti punti che ne fanno parte. Quindi ogni intervallo aperto per definizione di intorno è intorno di ogni suo punto. Chiaramente, essendo aperto, sono esclusi gli estremi. D'accordo? Attenzione, non è necessario che il punto che consideriamo sia il punto centrale. Può essere un punto qualsiasi. Questo 0,3 è anche un intorno di 0,1. E via dicendo, oppure di 2,999. Okay. Qual è l'utilità, cioè che cosa ci serve questo concetto? Immaginate di come dire, ecco. Se nota bene, se prendiamo un terzo, ok, e digitate un terzo sulla calcolatrice, la calcolatrice cosa fa? Mette 0 e tutta una serie di 3, in realtà si dovrebbe scrivere così, 0,3 periodico, fin dove riesce, poi dove ha spazio, poi l'ultima cifra ci mette un, si ferma qua per esempio, così, perché la successiva è un 3, quindi approssima per, in questo caso, difetto, essendo più piccolo di 5, lì si ferma. Ma in realtà ci sono infinite cifre dopo la virgola. Ok, quindi se io approssimo a questo punto, significa che il mio numero sarà compreso tra, quanti ne ho messi, 5, 0,3333 e 0 e 0,3 e cos'era, 4. Anzi, questo in realtà questo sarebbe 2,9. 2 e 5. In modo tale che la successiva, in questo caso butto via il 4, rimane 3, in questo caso butto via il 5, questa rimane 3. D'accordo? Questo, se lo guardate bene, sono i due estremi superiore e inferiore di un intorno aperto. Un intervallo, un insieme di numeri reali che contiene la grandezza che mi interessa. Quindi l'intorno, tecnicamente, è quello che formalizza l'idea di approssimazione. D'accordo? Quando faccio un calcolo con la calcolatrice, questa a disposizione è un certo numero di cifre, non può darle tutte. Okay? Se il numero è esatto, cioè se il numero è razionale, a un certo punto si ferma con, senza cifre infinite dopo la virgola, ma se deve esprimere un numero irrazionale, per esempio radice di 2, okay, non può usare tutte le cifre, perché sono infinite, a un certo punto deve fermarsi. Quindi in realtà mi sta dando non un numero, ma un intervallo, cioè un intorno del numero esatto. Per questo fare i calcoli con la calcolatrice non è sempre consigliabile, perché se viene un numero irrazionale, non sempre la calcolatrice è in grado di darlo. Alcune lo possono fare, altre no. E quindi per loro natura approssimano. D'accordo? Quindi se ho il nostro asse reale R, e fate conto che il numero esatto cada in questo punto, ok,
Dare un intorno significa dire, ecco, il numero esatto, io non riesco a scrivertelo in modo completo, però ti posso dire che sta in questo intervallino così piccolo. Quindi la calcolatrice mi dà questo intorno. Quindi lo approssima, ok? Per X motivi, o perché le cifre significative sono troppo poche, che ha a disposizione sono troppo poche, oppure perché le sue cifre significative sono infinite, come il numero irrazionale. Ok? E noi diciamo che l'approssimazione è tanto migliore quanto più stretto è questo intervallo, quindi quanto più la, tra virgolette, cifra dubbia è lontana dallo zero. Ok? Quindi dire che una grandezza approssima un certo valore significa dire che sta in un intorno di quel valore. Cioè sta in un intervallo aperto che contiene il numero che in realtà mi interessa. La bontà dell'approssimazione è l'ampiezza di questo intorno, di questo intervallo. Ok? Se facciamo il caso ancora più semplice, quindi ripeto, fatemi ridare la definizione. Allora, diamo la definizione completa. Si definisce intorno di x con 0, il numero reale. Qui c'è lo 0 perché è un x particolare, non un x qualsiasi, ok? Qualsiasi intervallo, attenzione a questa caratteristica, aperto, che contenga x con 0. Quindi ogni punto, ogni numero reale ha in realtà infiniti intorni, non ce n'è solo uno. E un intorno, essendo un intervallo, è aperto, è comunque un insieme che ha infiniti punti, perché se è aperto non può contenere i suoi estremi e quindi gli estremi non possono coincidere, per cui per quanto vicini siano, saranno sempre diversi. E come abbiamo visto l'altra volta, un segmento sull'asse reale, per quanto piccolo, contiene comunque infiniti punti. Quindi ogni intorno contiene comunque infiniti punti. Poi se ho intorni diversi dello stesso numero, la loro intersezione è ancora un intorno di quel numero, per lo stesso motivo. Intersecando intervalli, ottengo un intervallo aperto. Ok? D'accordo? Torniamo all'esempio di prima, prendiamo il nostro asse, questo è l'asse reale, il nostro x. Immaginate che questo sia il nostro x con 0, ok? E che l'intorno che lo contiene sia fatto in questo modo, fatemelo evidenziare in verde. Ecco, questo è l'intorno. Se x con 0 è il punto centrale, allora l'estremo inferiore, chiamiamolo A, e l'estremo superiore, chiamiamolo B, definisco il nostro intorno I, quindi l'intervallo da A a B, con A e B esclusi. E questo insieme contiene x0. D'accordo? Con A e B numeri qualsiasi, è sufficiente che A sia ovviamente inferiore a x con 0 e B superiore a x con 0. Questa è l'unica richiesta. In quel caso, un insieme di questo tipo è un intervallo aperto di x con 0. D'accordo? Come è un intervallo di ogni suo punto, non solo di x con 0. Però con questa condizione mi garantisco che l'intervallo AB è un intorno di questo punto. Ok? Ditemi se qualcosa vi sfugge, eh?
Se, ma non è necessario, eh? Se x con 0 è il valore medio di A e B, cioè il punto centrale, allora parlo di intorno circolare. X con 0 è il punto centrale. Quindi in questo caso, ripeto, x con 0 diventa a più b mezzi. Torniamo al disegno di prima. Ecco, se capita che x con 0 è proprio il centro, che sta a metà strada tra A e B, allora il mio intervallo AB diventa, posso chiamarlo, intorno circolare o simmetrico, qualche volta si dice anche così, di x con 0. Perché può essere un intervallo aperto e non chiuso? Tra un attimo ci arriviamo. È chiaro questo? In questo caso particolare, se x con 0 è centrale, si parla di contorno circolare. Immaginatevi l'intersezione tra un cerchio e la retta reale. Ok? Ogni cerchio che si rispetta ha il suo raggio, il raggio dell'intorno, normalmente lo si indica con la R piccolo, è la semilunghezza del nostro segmento, cioè è la differenza tra B meno A diviso 2. In questo caso, quindi, se x con 0 è il centro, il raggio diventa la distanza tra il valore centrale e uno dei due estremi. Quindi fatemi rifare il disegno, lo rifaccio qua sotto. Se x con 0 è il nostro centro, qui ho A e qui ho B. Però questa lunghezza è R e questa anche, cioè l'ampiezza dell'intervallo è 2 volte il suo raggio. O se preferite, il raggio è la semilunghezza dell'intorno. Attenzione al prossimo punto. Se immaginate di avere, facciamo un esempio, forse è meglio parlare con esempi. Se consideriamo per esempio che x con 0 sia, che ne so, 2 e vogliamo un intorno circolare di 2, okay, allora potremmo prendere questo intorno fatto da 1 e 3. Infatti, se osservate, in questo caso A vale 1, B vale 3, B, scusate, x con 0 vale 1 più 3 mezzi, che è 2, e il raggio dell'intorno vale 3 meno 1 mezzi, che è 1. Quindi questo intorno, l'intervallo 1-3, è un intorno circolare di 2 di raggio 1. Questo è un intorno circolare o simmetrico di 2, scusate, di raggio 1. Fatemelo ridisegnare. Qui ho il punto centrale, che è 2, 0, 1, 2 e 3, e qui ci sono gli estremi, quindi da 1 a 3. Qui ho A e qui ho B.
andiamo a individuare una proprietà che caratterizza tutti e soli i punti appartenenti a questo intorno. Quindi se x appartiene a questo intorno, cioè all'intervallo 1, 3, allora e solo allora, prendiamo per esempio un punto x in questo punto, qui, allora la sua differenza rispetto al centro, che è 2, è sicuramente più piccola di 1. 2 rappresenta il centro, 1 il raggio. Cioè questa distanza qui, quindi fatemi individuare col blu, questa distanza è sicuramente più piccola del raggio. Non può essere 3x. Certo, però qui c'è il minore. 3 non appartiene all'intorno, perché è aperto, ecco perché dovrebbe essere aperto. Però attenzione, potrebbe anche darsi che il nostro punto x sia a sinistra di 2. Quindi la differenza, anziché prenderla così, la prendo in valore assoluto. Questo è un punto fondamentale. Se, nel caso specifico, abbiamo un intorno centrale o circolare di 2 di raggio 1, significa che tutti i punti dell'intorno, tutti i numeri dell'intorno, hanno una differenza rispetto al centro più piccola del raggio. Quindi tutti questi numeri approssimano 2 con un errore, una differenza più piccola di 1. Ecco perché l'intorno serve a quantificare l'idea di un numero vicino ad un altro. L'intorno di 2 è fatto da tutti i numeri che sono vicini a 2 e la cui differenza con 2 non supera un certo valore che è l'ampiezza, la semiampiezza dell'intorno. Quindi in generale, ho un intorno di un certo numero x con 0 di raggio r, allora posso dire che la differenza rispetto al centro dell'intorno di un elemento qualsiasi dell'intorno stesso non supera il valore del raggio. Quindi l'intorno I che mi interessa avrà come estremi, ovviamente, il centro meno il raggio, è il centro più il raggio. Quindi fatemelo ridisegnare ancora una volta. Se qui ho il nostro x con 0 e a x con 0 aggiungo il raggio, qui ho x con 0 più r, oppure tolgo il raggio. Ho costruito questo insieme che è un intorno circolare di x con 0 di raggio r. Quindi il nostro intervallo AB è tale che A vale x con 0 meno r e B x con 0 più r. E questo, se volete, è una tecnica molto banale per costruire un intorno centrale di un qualsiasi punto con qualsiasi raggio. È ovvio che, per come è definito il raggio, dove l'avevamo definito prima, eccolo qui,
Ecco, questo deve essere senz'altro un numero positivo. Non può essere nullo perché se lo fosse A e B sarebbero lo stesso numero e l'intervallo sarebbe vuoto, visto che deve essere aperto. Quindi ogni intervallo, essendo ogni intorno, essendo un intervallo aperto, non può avere gli estremi coincidenti. Non sarebbe privo di punti. Posso considerare quindi un intorno di punti qualsiasi, ma il loro raggio non può essere un numero nullo o negativo, essendo una lunghezza. Ok? Quindi, morale della favola, se mi interessa costruire un intorno di x con 0, indichiamolo con 3 di raggio R2, allora il nostro intorno sarà un intervallo AB aperto, dove A vale x con 0 meno R, estremo inferiore x con 0 meno centro meno raggio, quindi 3 meno 2, cioè 1, e B centro più raggio, 3 più 2, 5. Il nostro intorno sarà, il nostro intervallo sarà 1, 5. Questo è un intorno centrale o circolare di 3 di raggio 2. Facciamo ancora un esempio. Vogliamo l'insieme di tutti i numeri reali che approssimano che ne so 5 con una incertezza, con un errore di un millesimo. Questo diventa il centro, questo diventa il raggio del nostro intorno. Quindi tutti i numeri che differiscono da 5 per meno di un millesimo li ottengo prendendo l'intervallo che ha come estremo inferiore x0 meno r, cioè 5 meno 0,001, quindi 4,999. Estremo superiore x0 più r, quindi 5 più 0,001, cioè 5,001. Ecco che questo intervallo mi dà sull'asse reale un trattino di lunghezza 2 millesimi di tutti i numeri che sono più vicini a 5 di un millesimo, cioè la cui differenza rispetto a 5 è più piccola di una quantità che io prefisso. Se mi basta un millesimo, metterò un millesimo, se voglio cose più precise, metterò un intervallo più piccolo. Ok? In questo senso l'intorno ci è utile per formalizzare il concetto di approssimazione. Dire che un numero approssima un altro per meno di tot significa dire che la sua differenza in valore assoluto rispetto al numero che mi interessa è più piccola di quel tot. Cioè dire che x, torniamo appunto indietro, dire che dov'era, ecco. Qui meglio sottolinearlo. Se il nostro, anzi, x approssima x con 0 per meno di r se vale questa scrittura e quindi se appartiene a un intorno di x con 0 di raggio r. Quindi se la sua differenza in eccesso o in difetto, qui c'è il valore assoluto proprio per quella, è più piccola di R.
D'accordo? Ci siamo? Se ci riesco, vi do ancora un'altra proprietà fondamentale dei numeri reali. Attenzione. Vale la seguente proprietà, che è quella più importante di tutti gli intorni. Immaginate di avere due numeri reali diversi, chiamiamoli x0 e y0, tra di loro diversi. Allora, quindi qualunque scelta io faccia, allora esiste sempre un intorno del primo numero e un intorno del secondo, tra di loro disgiunti, che non hanno niente in comune. Questa si chiama proprietà di separazione. Cioè, i numeri reali sono separabili. Se riesco velocemente a farvelo vedere, questo è il nostro asse reale. Se qui prendo x con 0 e qui prendo y con 0, possono essere vicini quanto vuoi, ma diversi. Posso sempre prendere un intorno del primo numero e un intorno del secondo, basta che siano sufficientemente piccoli, tra di loro disgiunti, che non hanno punti in comune. È sufficiente che i due numeri x con 0 e y0 siano diversi. Questo è il nostro intorno del primo numero. È sufficiente che i due intorni abbiano un raggio più piccolo della semidifferenza y0 e x con 0. Cioè è sufficiente che il raggio del primo e il raggio del secondo siano più piccoli della loro semidistanza. In quel caso sono disgiunti. Ok? Vedremo più avanti qual è l'importanza di questa proprietà. Per oggi mi fermo qui se non ci sono domande.